Buongiorno a tutti da Tiziana Malimpasta. Oggi realizziamo delle patate fritte rustiche con tutta la buccia. Ebbene sì, guardate quali ingredienti, soltanto uno. Allora, qua abbiamo delle patate e che ho fatto? Le patate le ho lavate e rilavate per un paio di volte e dentro l'acqua ci ho messo della mochina oppure potete mettere un pizzico di bicarbonato, questo fa sì. E disinfettare le nostre patate visto che vanno cucinate con tutta la buccia. Questo vale anche per quando le facciamo al forno. Allora, le nostre patate non c'è peso in questa ricetta. Rustiche perché? Perché vengono tagliate in modo astratto, grossolano, quindi voi tagliatele come piace a voi, a pezzetti, a spicchi, a fettine, come volete voi. Quindi io vado a tagliare le nostre patate e le metto in acqua pulita, senza bicarbonato stavolta, vedete? Voi le potete fare come volete le fette. Quindi, vediamo, guardate qua. Per esempio, potete fare delle ondolature, tutto l'acqua schizzato, delle ondolature, capito? Potete fare quello che voi volete. Quindi me le vado a finire tutte e poi vi dico il seguito. Ok, guardate. Guardate, Lorena. Vedete? Sono tagliate in modo astratto e grossolanamente. L'importante, come vi ho detto prima, è pulite, devono essere pulite. Vedete che l'acqua è abbastanza, vedete, torbida. Torbida di cosa? Perché non sono sporche, ma sono piene di amido. Quindi adesso cambieremo l'acqua per 2 o 3 volte, o almeno fino a che non risulta bella limpida l'acqua. Dopodiché le andremo a scolare, quindi ci vediamo dopo. Allora, le ho scolate, vedete le nostre patate, adesso le mettiamo sul canovaccio perché dobbiamo tamponarle per bene affinché non ci sia nessun residuo d'acqua. E ora copriamo con un canovaccio. Ok, a questo punto togliamo il canovaccio, prendiamo le nostre patate asciutte, le mettiamo sul piatto e ora andiamo sulla nostra cucina. Allora, come potete vedere, qua ho già l'olio a temperatura, olio di semi di girasole, andiamo a friggere le nostre patate. E ora aspettiamo che si dorino belle belle, si devono cuocere anche internamente, perciò non tenete la fiamma troppo alta, in modo che la patata cuocia internamente, si faccia croccante e dorata esternamente. Quindi, quando si doreranno da un lato, le gireremo dall'altro. Guardate qua. Guardate come si sono dorate, quindi le rigiriamo dall'altro lato e poi guardate anche la buccia, mamma mia che spettacolo! Quindi le rigiriamo e poi le mettiamo su carta assorbente. Sono pronte e le mettiamo su carta assorbente. Mettiamo un pizzico di sale, adesso finisco le acque e poi andiamo a degustare. Ed eccoci qua al momento fatidico, il più bello, quello dell'assaggio. E io non vedo l'ora. Guardate qua, vado a infilzare, ho infilzato una patata e la vado a mettere nella maionese. Il panettone top. Naturalmente potete, una volta fritte, potete usare le spezie che volete. Quindi anche della salsa Worcestershire, quello. Cioè, basta mettere la vostra fantasia, il vostro gusto. Guardate come si è arricciata la buccia. Il bello è che nella buccia della patata ci sono tante proteine. Quindi, se noi usiamo questo metodo, ma voi vi ricordate quando questa ricetta? Sì, vabbè, è andata. Quando la ricetta delle patate fritte, però solo bucce di patate fritte, andò su Rete4, vi ricordate? Che io nemmeno me ne ero accorta. Vabbè, sto lavorando, Madonna mia. Dicevo, quella anche fu una ricetta super, anche quella molto molto proteinica, ma buona, perché noi le bucce non le dobbiamo buttare. Allora, io con questo vi ringrazio, vi ricordo che un sorriso illumina la vita. Ciao a tutti di cuore, da Tiziana Malimpasta, alla prossima.